Ciao ragazzi, bentornati su Ammazza Caffè. Oggi parliamo di 5G, una tecnologia che promette di rivoluzionare le nostre vite, ma sulla quale è stato detto veramente di tutto, dalle teorie più strampalate fino agli studi più certificati. Pensiamo ad esempio alla vera e propria guerra fredda che in questo momento c'è tra gli Stati Uniti e la Cina per mettere le mani su questa tecnologia e soprattutto sui big data che viaggeranno sul 5G. Ma cosa c'è di vero tra le fake news e appunto gli studi e le prove che dimostrano che, insomma, non è tutto oro ciò che luccica? Ci aiuterà a capirlo l'autore del libro che uscirà il 9 giugno, Inchiesta sul 5G, Marco Pizzuti. Ciao Marco! Ciao Matteo! Benvenuto su Ammazza Caffè. Marco, sono stato molto interessato quando ho visto il tuo lavoro perché appunto è difficile riuscire a capire cosa c'è di vero e cosa c'è di falso attorno a questa tecnologia, perché insomma si leggono sia pareri estremamente positivi sia pareri estremamente negativi. Tu appunto hai fatto un lavoro in cui hai raccolto più informazioni possibili anche per dare una visione più dettagliata possibile su questo argomento. Innanzitutto partiamo a bomba proprio sul 5G come tecnologia. Che cosa abbiamo di fronte? Cosa intendiamo noi per questo Internet delle cose? Sì, faccio un breve assunto per chi è meno avvezzo a queste tematiche tecnologiche. Mi riferisco in particolare a chi ha i capelli bianchi. I più giovani sicuramente sono al corrente, però un breve riepilogo per tutti. 5G significa semplicemente quinta generazione. La prima generazione di telefonia mobile è comparsa negli anni 80 e più che telefonini erano telefononi, perché li ricordiamo, erano di grandi dimensioni. Poi è arrivata la seconda generazione più o meno 10 anni dopo, quindi anni 90, e 2G, GSM. Il GSM ha introdotto il digitale nelle comunicazioni e questa è stata una prima rivoluzione molto importante, perché ha consentito, per esempio, di utilizzare gli short message, i famosi SMS, perché ricordiamo che all'epoca, con i primi telefoni, oltre a costare molto, anche le utenze, anche i piani tariffari erano molto alti, cioè fare una telefonata costava moltissimo, in pochi minuti si spendeva un capitale. Infatti i telefoni in quel periodo erano un po' uno status symbol, non ce l'avevano tutti, costavano tanto e costava tanto telefonare. Con gli short message invece diventano un po' più fruibili da tutti, perché in un breve messaggio di testo, con una spesa modesta, si riusciva a comunicare. 10 anni dopo arriva il 3G, quindi siamo negli anni 2000. 3G ha ampliato la capacità di trasferire dati, di ricetrasmissione, e questo ha consentito le prime applicazioni su internet, le prime videochiamate, e insomma è cominciato ad avvicinarsi a quelli che sono i telefoni attuali. 10 anni dopo, quindi con cadenze decennali, 2011, arriva la quarta generazione, il 4G, quella che utilizziamo adesso, che ha ulteriormente potenziato la capacità di ricetrasmissione dati e ha consentito l'utilizzo, i telefoni sono diventati smart. Abbiamo i cosiddetti smartphone che fanno un po' tutto quello che riesce a fare un computer e che ha una affidabile linea online, quindi se un'operazione di banca, ma quasi tutti i servizi che facciamo prima solo dal computer riusciamo a farli dal nostro telefono, che è anche una macchina fotografica, si possono scaricare videogiochi e insomma e quant'altro. Il 5G, quindi siamo a 10 anni dopo, adesso arriva come qualcosa di completamente diverso da quello che abbiamo visto prima. È una tecnologia rivoluzionaria, cambierà letteralmente le nostre vite e ci catapulta in un'era nuova, l'era della robotica, l'era dei droni, l'era in cui la produzione, la filiera della produzione industriale potrà essere digitalizzata e vedremo tanti grandi cambiamenti. Per esempio anche il turismo, ci sarà lo smart tourism, già è stato coniato questo termine, e cioè grazie alla capacità di avere una grande mole di dati potremo vedere da remoto, visitare monumenti, musei e tutte le cose che prima facevamo potevamo fare soltanto dal vivo, perché avremo una nitidezza d'immagine e una capacità di interazione mai vista prima.
Ma questo è soltanto un aspetto. Poi avremo le auto che si guidano da sole, senza, quindi senza conducente, auto intelligenti, smart car, che significa anche treni intelligenti, navi intelligenti, e poi arriveremo anche agli aerei smart e così via. Le città saranno più sicure, avremo delle telecamere che grazie al 5G potranno fare quella che è un riconoscimento facciale ad alta risoluzione, perché questa nuova tecnologia è una delle più grandi novità, è proprio il fatto che metterà in comunicazione tutti i device, tutti gli oggetti elettronici ed elettrici con l'intelligenza artificiale. Quindi noi avremo letteralmente vivremo delle smart city che grazie all'intelligenza artificiale si potranno anche addirittura gestire sotto molti aspetti letteralmente da sole. Ecco, queste sono alcune delle cose, dei vantaggi che troveremo. Se non sbaglio c'è anche l'aspetto legato alla medicina, giusto? Cioè verranno implementati anche questi aspetti per le operazioni, per la tecnologia più sulla micro, insomma, sugli interventi più particolari, più difficili, giusto? Esatto, avremo la cosiddetta telemedicina e telediagnosi, e qualcuno si starà chiedendo magari, dice sì, vabbè, ma quella possiamo farla anche ora. Sì, ma non è la stessa cosa, perché il 5G consentirà di effettuare interventi delicatissimi a distanza, cosa che adesso non è possibile perché abbiamo una latenza che può essere fatale negli interventi chirurgici più delicati, dove richiede interventi immediati, si lavora su pochi secondi, insomma, mentre si conduce operazione. Quindi un ritardo, una latenza potrebbe essere gravissima. Questo è quindi per quanto riguarda un po' tanti i vantaggi, senza contare per esempio il controllo delle infrastrutture. Noi sappiamo che abbiamo dei ponti che iniziano a crollare, abbiamo delle strade e dei binari ferroviari che non funzionano come dovrebbero, spesso c'è qualche incidente. Con la tecnologia 5G potremo monitorare in tempo reale l'efficienza di queste infrastrutture. Ma poi c'è ancora di più. Qui abbiamo parlato soltanto di alcuni aspetti a livello civile, ma anche l'aspetto militare è importantissimo, perché la guerra del futuro, quella che potrebbe essere combattuta oggi, non è come quella che abbiamo visto nella Seconda Guerra Mondiale. Il grande protagonista saranno i droni e i robot, quindi flotte di droni senza pilota, e questi avranno bisogno di una connessione in 5G, perché altrimenti sarebbe impossibile pilotarli dall'intelligenza artificiale, non li potrebbe guidare tutti insieme e ottenere risultati di massima precisione. Ecco, questi sono alcuni degli aspetti salienti. E faccio anche un altro esempio di vita quotidiana, come cambierà. Noi siamo abituati ai contratti che sono quelli di sempre, in cui si stabiliscono delle condizioni, il contraente firma un foglio di carta e quelle condizioni rimarranno fino insomma a quando non verranno modificate, ma non possono essere modificate in tempo reale. Invece il collegamento di tutti i dispositivi elettronici all'intelligenza artificiale, avremo gli smart contract, cioè dei contratti che sono in grado di interagire in immediato. Quindi faccio un esempio: compriamo una macchina, facciamo un finanziamento, ma abbiamo qualche difficoltà oppure ci scordiamo e non paghiamo una rata. Ecco, in questo caso lo smart contract si accorge da solo che non è stata pagata la rata e ci può bloccare letteralmente la portiera dell'auto quando noi andiamo lì per prenderla. Questo per dare un po' l'idea di come nel pratico, nel concreto, cambieranno molte delle nostre relazioni con anche nel commercio, eccetera. Quindi quantità enormi di informazioni, di dati che viaggiano a una velocità mai registrata prima. Tu mentre parlavi mi veniva in mente quando stavamo ancora con i modem al 56K e per scaricare una canzone di 3 minuti ci potevamo mettere veramente giorni e settimane. Siamo veramente arrivati a un livello incredibile. In effetti quello che oggi viene richiesto soprattutto dagli utenti è appunto la velocità.
Oggi siamo arrivati ad un momento tale in cui siamo così presi da questa velocità che ha effettivamente sconvolto le nostre esistenze, anche solo rispetto a 15-20 anni fa, che appunto le persone tendono a chiedere sempre più immediatezza nell'arrivo dei dati, nella trasmissione, nell'upload e nel download. Però appunto di fronte a tutte queste meraviglie della tecnologia c'è chi ha cominciato a sollevare un po' di dubbi dicendo ok, è vero, è un grande passo avanti da un punto di vista meramente tecnologico e aiuterà tantissimo, hai parlato prima della sicurezza, abbiamo parlato della medicina, abbiamo parlato persino dell'aspetto legale, dell'organizzazione, veramente le applicazioni sono infinite. Però effettivamente, appunto, non è tutto oro ciò che luccica. Ci sono degli aspetti che non sono ancora stati del tutto chiariti. Pensiamo ad esempio a queste grandi antenne che vengono installate, che spesso richiedono anche che vengano abbattuti gli alberi per aiutare le onde a come dire, irradiarsi il più velocemente possibile. Parliamo di onde millimetriche o di elettrosmog. Passiamo a questo aspetto meno nobile del 5G. Cosa c'è di vero? Dobbiamo preoccuparci? C'è chi ha studiato a fondo e seriamente il problema? Sì, infatti diciamo, questo libro inchiesta si propone proprio di fare questo, cioè di discernere ciò che è vero e che è falso, ma senza dare conclusioni. Cioè, io ho raccolto tutti gli studi, ho raccolto le due campane, cioè gli esperti che dicono non vi preoccupate, assolutamente non c'è nulla da temere e chi avanza delle critiche o è ignorante o è un ciarlatano. Questo è sostanzialmente quello che noi leggiamo dai media e siccome c'è un gap nella informazione mainstream, cioè non viene data la parola a quelli che sono gli scienziati critici, che sono tanti e anche autorevoli, il mio compito è proprio questo, fornire al lettore tutti gli strumenti per poi poter comprendere, giudicare da solo qual è la situazione reale. Perché, come già è successo in passato per le sigarette, per il piombo e per molte altre sostanze che poi nel corso dei decenni sono rivelate tossiche, non vedremo mai, questo ci posso mettere la firma, un confronto televisivo sul mainstream alla pari tra i critici e quelli pro. Assisteremo sicuramente a dei dibattiti, se ci saranno, molto, molto brevi, dove la voce, diciamo, più critica verrà messa un po' in minoranza, quindi 4-5 persone che gli parlano sopra non avrà la possibilità nei tempi per esprimersi a fondo. E quindi questo è quello che cerco di fare io. Torniamo alla tua domanda e faccio una piccola premessa, cioè oltre ai problemi che ci possono essere per l'ambiente, per la salute, ci sono anche problemi di ordine filosofico, mettiamola così, cioè noi dobbiamo ripensare completamente il nostro modo di vivere. Qualcuno l'ha chiamato il capitalismo della sorveglianza. E cioè che significa? Che ci sarà sempre un rapporto informazionale asimmetrico tra le multinazionali e i cittadini. Perché? Perché stanno raccogliendo una grande mole di informazione su di noi che saranno con il 5G ampliate, che sono sotto certi aspetti molto inquietanti, perché avere informazioni precise su di noi può anche fargli adottare delle tecniche commerciali a noi sfavorevoli, perché possono arrivare a predire i nostri comportamenti e a conoscere noi meglio di noi stessi. Faccio un esempio banale. Non so quanti hanno seguito uno spettacolo con un mentalista o un prestigiatore che fa appunto giochi legati un po' alla psicologia umana e il prestigiatore, il mentalista, riesce perfettamente a prevedere magari quale sarà la nostra risposta a un determinato quesito giocando un po' con quelle che sono le nostre idee, cioè plasmando un po', portandoci a rispondere nel modo da lui voluto, senza che noi ce ne accorgiamo minimamente. Esempio concreto invece di sfruttamento commerciale di questa situazione, che già è così attualmente, figuriamoci dopo. Uber, chiamiamo un taxi della Uber, ma nel nostro telefono abbiamo quindi installato il suo programma. Quel programma è stato concepito per segnalare anche il livello della batteria del nostro telefono. Quando si accorge che il telefono è quasi scarico,
gli psicologi che hanno lavorato per la Uber sanno che in quella condizione lì di emergenza, quindi telefono che si sta per scaricare, noi che dobbiamo chiamare un taxi della Uber, in quella situazione siamo disposti ad accettare senza proteste anche una tariffa più alta. E ecco qui che effettivamente la Uber si può approfittare di noi in quella situazione. Questo era un esempio. Adesso se andiamo invece sulla salute, lì si apre un mondo. Si apre un mondo per quanto poi riguarda invece l'ambiente, brevemente dirò questo. C'è stata un grande in questi ultimi tempi ricorso al taglio degli alberi o alla sostituzione di alberi ad alto fusto con alberi di piccolo fusto. Questo può essere casuale, può essere determinato da vari fattori, come ad esempio le intemperie, perché sappiamo ultimamente gli alberi più grandi, soprattutto i pini, sono diventati un pericolo. Però può non essere anche soltanto questo, cioè, perché ci possono essere pressioni dall'alto, come molte associazioni sospettano, e pressioni che vengono dall'industria, perché se noi andiamo a vedere il 5G come si propaga e quali sono gli ostacoli fisici per la propagazione delle sue onde, troviamo gli alberi ad alto fusto sopra i 4 metri. Quindi adesso non è ragionevole, non ho gli strumenti per dimostrare che quindi l'industria sia dietro tutto questo, però il dubbio, il sospetto ci può stare, è legittimo. Invece per quanto riguarda la salute dobbiamo fare anche un piccolo passo indietro, cioè vedere un attimo che cosa è successo con i campi elettromagnetici, il cosiddetto elettrosmog. Sono decenni che noi abbiamo segnalazioni varie di questi problemi, però noi fino ad ora è sempre stato molto difficile riconoscere un nesso tra l'esposizione ai campi elettromagnetici, quindi anche quelli di vecchia generazione, e il conseguente sviluppo di patologie. Questo perché l'elettrosmog è un killer silenzioso, cioè non lascia traccia, mentre l'amianto, per dire, anche lui uccide non in maniera diretta, non c'è la pistola fumante, ma lascia almeno nei polmoni delle vittime, lascia delle tracce. L'elettrosmog no, quindi è molto difficile poi riuscire a dimostrare il nesso. E ci sono state proprio di recente delle sentenze storiche che vanno in questa direzione. La Corte d'Appello ha riconosciuto a un dipendente della Telecom un'invalidità, ha condannato l'INAIL al pagamento di questa invalidità perché lui dal suo datore di lavoro era costretto a stare 4-5 ore al telefono cellulare, e da lì è stato dimostrato il nesso causale tra questa esposizione e lo sviluppo di un tumore al nervo acustico. Quindi qualcosa sta cambiando, però la normativa sta molto indietro, e su questo devo fare presente un altro aspetto, e cioè che tutta la normativa vigente, le linee guida per l'elettrosmog a livello internazionale, sono state redatte da l'ICTPR, scusate, la pronuncia è molto difficile, che è un ente con sede a Monaco di Baviera, ente privato, che spesso è stato al centro di conflitti di interesse con l'industria e quindi non molto affidabile per la sua oggettività, credibilità. Ora, cosa ha fatto l'ICMR? No, non mi riesce proprio di pronunciarlo. Comunque, cosa ha fatto questo ente di regolamentazione? Ha stabilito in pratica che gli unici elementi su cui affidarsi per il controllo delle conseguenze sulla salute umana è l'effetto termico, quindi il riscaldamento. E inoltre, come è stato fatto questo controllo? È stato fatto su dei manichini di plastica con al loro interno del gel, e già questo insomma è un po' inquietante, perché non può essere assolutamente paragonato a quello che è per esempio il cervello umano esposto alle radiazioni della telefonia mobile. Quindi abbiamo una situazione un po' surreale. Per di più, Marc Raggi, che è un medico francese, nel 2017 ha fatto scoppiare uno scandalo, perché si è accorto che praticamente quasi 9 telefoni su 10, compresi quelli delle più grandi marche telefoniche, sono fuori legge. Perché?
perché i test sui manichini venivano effettuati a una distanza di tra il centimetro e mezzo e i 2,5 centimetri. Quindi assolutamente irrealistici, perché poi chi usa il telefono lo appoggia all'orecchio. E quindi basta un centimetro o due di differenza per cambiare completamente la potenza a disposizione e quindi anche le conseguenze. Di lì c'è stato il cosiddetto phone gate, di cui però non è arrivata parola in Italia, non ne ha parlato nessuno. Quindi, sì, in effetti qui se ne parla pochissimo, ma in generale di questo argomento viene velocemente, come dire, sbolognato come qualcosa di che ha a che vedere col complottismo più becero, mentre invece l'aspetto lodevole del tuo lavoro, che non è solo il fatto che tu hai raccolto molti dati, e in effetti è un libro che da questo punto di vista è molto prezioso, ma tu parti da una visione oggettiva delle grandi innovazioni di questa tecnologia, che ha degli aspetti ovviamente molto positivi, e da lì poi fai sentire quella che tu hai chiamato giustamente la seconda campana, quella che a noi invece non fanno mai ascoltare. Parliamo di 5G, ma potremmo parlare di qualsiasi altra cosa, di economia, di politica. Ascoltiamo sempre solo una campana, per ascoltare l'altra tante volte dobbiamo affidarci a organi di controinformazione. Quindi la cosa positiva del tuo lavoro è proprio questa, l'oggettività, come dire, l'obiettività con cui tu affronti l'argomento e aiuti a far capire le persone che effettivamente ci sono degli aspetti che andrebbero un attimino approfonditi, perché tu hai detto giustamente, sono anni che noi effettivamente siamo, come dire, sottoposti a queste onde che di certo non fanno bene al nostro corpo. Se queste onde poi aumentassero di potenza, è evidente che, insomma, dal punto di vista della nostra salute, questo non potrebbe giovarci. E poi soprattutto c'è l'aspetto che tu, di cui hai parlato prima, della privacy, cioè i nostri dati, che già adesso sono spesso in mano a aziende. Abbiamo parlato nella scorsa puntata dei grandi social. Ecco, immaginiamo le nostre informazioni che viaggiano a una velocità incredibile e che possono essere usate in tempo reale per, come dire, spingerci verso una decisione o verso un'altra. Quindi, insomma, tanti aspetti lasciano un po' interdetti, ma nel tuo libro tu riporti appunto questi studi che dimostrano che ci sono delle parti di questa tecnologia che dovrebbero perlomeno allarmarci o perlomeno farci aprire gli occhi. Questo scandalo di cui tu hai parlato, in Italia noi non ne abbiamo saputo assolutamente niente. Esatto, Matteo, e vedrai che questo gap nell'informazione mainstream continuerà. Nessuno parlerà delle cose che io ho raccolto in questo saggio inchiesta. Quindi io spero invece che la gente faccia più attenzione a questo, perché se dal basso non c'è una reazione, dall'alto non faranno assolutamente niente. Ora, cosa è successo? Quando ho cominciato a indagare su come siamo messi dal punto di vista scientifico, ho scoperto innanzitutto che ci sono più di 200 scienziati in tutto il mondo, scienziati autorevoli, che hanno fatto una moratoria proprio per sospendere l'installazione del 5G fino a quando non avremo studi sulla sicurezza, perché questo 5G utilizza delle onde che non sono mai state sperimentate sull'uomo, onde ad alta frequenza, e quindi che hanno, si sospetta sulla base di esperimenti già fatti sugli animali e qualcosa anche sull'uomo, di cui io poi farò qualche citazione molto breve, perché non credo abbiamo molto tempo, però quindi questo per dire che queste critiche sono comunque fondate su dati di fatto, e addirittura Scientific American, che è una delle riviste più autorevoli del mondo, ha pubblicato una sua copertina di recente proprio al fatto che le onde elettromagnetiche del 5G non possono essere considerate sicure. Ora, una premessa importante: tutti i sostenitori pro-industria, gli esperti che vanno in televisione a parlare del 5G o sui grandi giornali, dicono la stessa cosa sostanzialmente, cioè non avete nulla da temere, perché il 5G non è vero che è più potente delle vecchie antenne, anzi la potenza sarà diminuita, e quindi le cose che vi raccontano sono assurde. Dicono anche che, siccome si tratta di onde ad alta frequenza, hanno una particolarità, cioè le onde ad alta frequenza rispondono a quella che è
la legge del cosiddetto effetto pelle, cioè rimangono in superficie, sulla superficie corporea, non penetrano in profondità negli organi vitali e quindi dicono fanno meno male delle precedenti radiazioni. Ecco, questo in realtà è vero soltanto in parte. In questo testo spiego perché, dando la parola agli esperti che ho intervistato, sia dell'una che dall'altra parte, ora queste onde ad alta frequenza è vero che non penetrano oltre una decina di millimetri, ma 10 millimetri bastano e avanzano per creare danni notevoli. E il discorso potenza è assolutamente falso. Perché? Perché noi attualmente abbiamo un limite legislativo che è uno dei più bassi del mondo sull'elettrosmog, cioè una delle legislazioni che più tutela il cittadino, cioè abbiamo 6 volt per metro negli spazi dove soggiorniamo per più di 4 ore e per tutti gli altri 20 volt metro, in America 61 volt metro e in Europa la media anche intorno a 60-61 volt. Quindi in effetti noi siamo messi meglio degli altri stati, però dagli studi che io ho raccolto capisce che già a livello nostro con i limiti attuali gli effetti biologici, quindi non termici ma direttamente biologici, si fanno sentire. E addirittura c'è stata una risoluzione, se non sbaglio, 1815 del 2011, una risoluzione del Parlamento europeo che raccomandava l'abbassamento delle soglie attuali fino in un tempo immediato a 0,6 volt metro e nel lungo termine a 0,2 volt metro. Quindi abbiamo due campane completamente diverse. Allora, dicevo prima, centinaia di scienziati del mondo protestano e abbiamo addirittura Neil Kostoff, che è un ingegnere spaziale americano che ha pubblicato più di 200 studi scientifici, tutti molto autorevoli perché peer review, quindi con controllo alla pari, cioè si dice così degli studi che sono qualitativamente migliori perché prima di essere pubblicati fanno un ulteriore controllo da parte di altri scienziati, quindi che esaminano come i criteri con cui è stata eseguita la relazione scientifica. Ebbene, lui in questa relazione di più di 1000 pagine ha messo come titolo il più grande esperimento medico non etico della storia, proprio in riferimento al 5G. Quindi, insomma, le persone, gli studiosi che si stanno occupando di questo argomento ci sono, a differenza di quello che ci dicono, che invece, insomma, se ne stanno occupando giusto qualche pazzo con la carta stagnola in testa. In verità ci sono autorevoli studiosi e anche autorevoli riviste che parlano a nome di gruppi di studiosi che invece stanno ponendo il problema. In effetti neanche io mi aspetto che vedremo mai un dibattito alla pari tra chi sostiene le due versioni. Poi peraltro tu nel libro ne fai tanti altri di esempi. Non voglio portarti a spoilerare troppo quello che andremo a trovare nel tuo lavoro e anzi un altro aspetto interessante del tuo libro è anche che dopo aver spiegato cos'è il 5G, dopo aver spiegato che ci sono delle criticità, tu vai anche a smontare quelle che sono effettivamente delle fake news che sono girate attorno al 5G. Io penso che una delle più clamorose, anche per il fatto che stiamo vivendo insomma questa crisi tutti i giorni, è quella che il 5G causerebbe il coronavirus, il Covid-19. Vogliamo smontare una volta per tutte questa diceria? Sì, questa è una delle supposizioni che è girata molto, è diventata subito virale, no? Su internet. Però se noi prendiamo quelle che sono la mappa dell'installazione delle antenne 5G e la sovrapponiamo a quella che è la mappa invece dei focolai più accesi dell'epidemia, ci accorgiamo che non c'è nessuna corrispondenza. Cioè, per dirne una, è vero che Wuhan è la prima città cinese che ha avuto l'installazione del 5G in maniera, diciamo, che già funziona
quasi a pieno regime. E quindi il sospetto poteva anche nascere, perché sappiamo da alcuni studi che è quello che sostengo io, è che in effetti queste onde, le microonde, abbassano le nostre difese immunitarie. Quindi fino a lì è legittimo, però a pensare che sia la causa diretta del coronavirus, lì ce ne passa. Cioè, detto, basta sovrapporre un po' le due mappe tra installazione e focolai, si capisce che non c'è nessuna corrispondenza. Per esempio, in Corea del Nord c'erano da prima di Wuhan realtà a 5G dove non è successo assolutamente nulla. Quindi ecco, io lascerei perdere le supposizioni più ardite, perché già sarà molto difficile dimostrare le basi, insomma, dei pericoli, quelli più concreti e assodati, quelli di cui abbiamo già certezza. Faccio un esempio molto breve. Per esempio, uno studio recente ha scoperto che le microonde fanno abbassare quella che è la produzione di una proteina che si chiama calcineurina. Questa proteina è fondamentale per i linfociti T, quindi per il nostro sistema immunitario. Quindi chi è esposto a campi elettromagnetici di microonde delle frequenze 5G avrà di conseguenza un rischio di abbassamento del sistema immunitario. E quindi qui ci sta che poi dopo si può supporre che qualsiasi patologia possa peggiorare nel caso. Di un'esposizione. Certo. No, anche perché tante volte quando si mandano avanti delle teorie magari strampalate, si va poi a danneggiare quello che invece è il lavoro serio dei ricercatori. E questo, ripeto, non vale solo per il 5G, vale per tanti altri aspetti. E tante volte viene anche alimentata questa ricerca un po' così farlocca della verità, in modo da screditare chi invece sta lavorando seriamente alla ricerca di informazioni vere. Marco, bravissimo. Come ho detto all'inizio, il tuo libro sta per uscire il 9 giugno, edito da Mondadori, Inchiesta sul 5G, lo troveremo immagino nelle librerie delle nostre città, ma dove possiamo seguirti? Hai un blog, una pagina Facebook? Sì, avevo una pagina pubblica Facebook che però è stata bloccata, cioè ha dei problemi tecnici, ecco, che non io riesco a vederla, ma non posso più postare, non posso più interagire con la pagina, quindi sono dovuto traslocare su il mio profilo privato, che non usavo quasi mai, quindi che è poco attivo anche nei contatti, e su una pagina che era morta, di appena 2000 contatti, dove insomma devo cercare di ricostruire un po' quello che sono i rapporti sui social. Quindi ti ringrazio, Matteo, per aver scelto di parlare di questo argomento che ci riguarderà tutti nei prossimi anni. E scusa se aggiungo una cosa sola, l'osservazione che hai fatto tu, cioè del fatto che poi queste teorie un po' più strappalate vadano a nuocere a chi fa ricerca seria, è assolutamente vero, tanto è vero che io sospetto, siccome mi sono occupato non solo del 5G, ma proprio di come agisce l'industria, che sia l'industria stessa a fomentare questo tipo di fake news, proprio perché poi, grazie ad esse, si può dire che anche tutto il resto è una bufala. Sì, è vero. Infatti abbiamo tantissimi esempi sul web di sedicenti attivisti o sedicenti ricercatori che portano avanti veramente delle idee che sono palesemente assurde, e a questo punto spesso ai grandi media conviene accostarti a quelle idee anche se tu non hai niente a che vedere con loro e magari parli di tutt'altro. Quindi su questo assolutamente siamo d'accordo. Io ti ringrazio per questa chiacchierata perché è stata veramente interessantissima. Invito tutti ad acquistare il tuo libro quando uscirà il 9 giugno, Inchiesta sul 5G, ripeto, edito da Mondadori di Marco Pizzuti. Allora a questo punto io ti ringrazio ancora per essere stato mio ospite e a voi tutti ci rivediamo al prossimo Ammazza Caffè. Grazie Matteo.